Ad accendo. Aspetta, staccamo tutto. Guarda, non funziona niente. Adesso ci metto un fusibile. Cambiamo un'altra volta il fusibile. Tutto un continuo. Il numero 15. Oh, facessi tombola una volta, niente, oh. Supera la rotta, niente. A posto. Adesso dovrebbe accendere. Vediamo. Oh, vedi? Vedi che si è acceso? Mi dai gli occhiali a mamma? Lì dentro. Lì, chiudi. Chiude per Andrea. Lunedì. Eccoli. Però è tutti impannati, Mamma mia, guarda chi. È un macello, perché tanto ho sudato ieri. Oggi è il 25, te pensi, il 25 di marzo, quindi è entrata la primavera, domani cambia l'orario e adesso è durissimo andare a comprare i pulisci occhiali qui, che è un disastro, Andiamo. Qua le piante è nate a dismisura, va, che roba, guarda, oh, le piante anni 90, guarda, le primavere anni 90, fa sternuti, guarda, questa qui l'è amputata, guarda, guarda, visto? È rimasta qui, hai visto? Allora, ecco, andiamo. La teniamo lì adesso? Adesso la teniamo lì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Ecco. Mettiamoci la cinta. E anche oggi ci siamo svegliati. Per cosa? Per fare del bene. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato, da ogni male. La tua grazia sta sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ecco, vedi quanto è bello a salutare gli uomini, a fare così, dopo quando te li salutano ti scambiano energia. A salutarci a vicenda, i saluti, i gesti d'affetto, le parole buone, e questo è a far del bene. Non te credessi che è miracoli, I miracoli li fa solo Dio. E alcune persone che proprio hanno fede al massimo, allora lo fanno sempre tramite Gesù. Ecco. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso ci affidiamo alla misericordia di Gesù, confidiamo in Lui per essere protetti da tutti i giorni del castigo divino che incombe sul pianeta. Il pianeta sta per partorire. E che cosa partorirà? Il magma, e aprirà le porte dimensionali e uscirà un popolo molto antico che
è infermabile. È un popolo che Dio si servirà di questo popolo per porre fine e giustizia alla superficie terrestre, a tutti i malvagi che abitano in superficie. Quindi adesso sta per avvenire questo passaggio dimensionale, e cioè aperture di porte dimensionali. Si stanno quasi per aprire le porte dimensionali del pianeta Terra. Nel frattempo il pianeta partorirà i vulcani, il magma, la materia, partorirà la materia che porterà a zero tutte le materie create dall'uomo contro il pianeta stesso. Quindi il pianeta si purificherà in diversi modi. Si apriranno le porte dimensionali, uscirà questo popolo molto antico che non si fermerà a niente. In superficie che cosa c'è? C'è la milizia armata, la milizia, l'aeronautica militare, l'aeronautica navale, la NASA, l'FBI, c'è la CIA, c'è i servizi segreti, c'è tutto di più. Le forze armate esterne non potranno fermare i principati e le potestà sotterranee che stanno uscendo una volta che si apriranno queste porte dimensionali del tutto. Quindi questo popolo è un popolo indistruttibile, solo Dio lo potrà distruggere. Quindi questo popolo molto antico, creato proprio da Dio per porre fine alla civiltà e ormai contro l'amore, agirà molto presto. Quindi chiediamo a Gesù e la misericordia sua per essere protetti e liberati dai giorni che avverranno e arriveranno della purificazione del pianeta Terra, della crosta terrestre. E nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, stavo a salutare un ciclista, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ecco, ogni decina di questa coroncina, ci fa pure rima, che ci ha donato Gesù tramite Sor Faustina Kowalska, chiediamo a Gesù la sua misericordia e la salute del corpo, della mente e dell'anima, la salvezza nostra, la salute nostra, anche fisica. E perché no? Non c'è bisogno della salute fisica? A voglia. Anche per chi è che pare che sta bene, ma non sta bene, perché i pensieri è malvagi. Quindi donaci la grazia, Gesù, dei pensieri,
purifica i nostri pensieri. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ecco, ti chiediamo, Gesù, adesso di liberarci da ogni male causato da terze parti, da terze persone, da terze creature e anche dai demoni. Noi non vediamo gli spiriti maligni, non li vediamo. Noi non vediamo l'altra dimensione, le altre dimensioni, perché non ce n'è solo una. Ma i regni invisibili sono di più dei regni visibili, del regno visibile, sono di più. Quindi donaci questa grazia, Gesù, di liberarci dal regno maligno invisibile. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Gesù, ti chiediamo la salute del corpo, dell'anima e della mente, soprattutto della mente. Liberaci dai pensieri maligni, dalle parole cattive, da tutto ciò che ci esce dalla bocca ingrata, dal cuore ingrato, e liberaci da tutte le malattie di questo corpo che è diventato un kebab. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che amore e misericordia. Amen. San Michele difendici, San Gabriele fortificaci, San Raffaele guariscici da ogni male, angeli e santi tutti, in particolare angeli nostri custodi, pregate per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria, prega per noi per i moribondi. Sangue preziosissimo di Gesù, estingui le fiamme del purgatorio. Anime sante del purgatorio, pregate per noi. Adesso, siccome stanotte ho sognato a mio zio e a nonno, praticamente nonno Basilio gioiva e era felice, invece zio Mario piangeva disperato. Quindi che cosa significa? Forse è un sogno che mi ha fatto vedere l'altra dimensione, dove adesso sta l'anima di nonno Basilio e l'anima di zio Mario. Forse zio ancora sta nelle fiamme del purgatorio. Quindi eterno riposo dona zio Mario, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Eterno riposo dona zio Mario, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Eterno riposo dona zio Mario, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. E adesso anche l'eterno riposo per i nostri altri cari defunti, tutti i defunti nostri che noi abbiamo abitato insieme, oppure i nostri parenti, i nostri genitori, e i nostri figli, tutti coloro che sono nati in cielo, eterno riposo dona loro, Signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo dona loro, Signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo dona loro, Signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Ecco, adesso leggiamo il Vangelo e poi ci salutiamo per procedere questa giornata nel bene, nelle parole buone, nei gesti d'amore concreti. Poi dopo, se uno c'ha pieno dei quattrini, fa anche beneficenza in soldi, va bene. Dal libro del profeta Isaia 7, 10, 14, 8, 10. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Senti bene, eh? Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Te pensa, già Isaia, il Dio gli aveva detto a Isaia che già ci sarebbe stata una Vergine che avrebbe partorito Dio, Dio che avrebbe purificato e dato un'altra seconda possibilità all'umanità persa, perché ha seguito l'antitesi dell'amore. Te pensa, già Isaia lo sapeva della Madonnina. Seconda lettura, dalla lettera agli Ebrei 10:4-10. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costruire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Vangelo di secondo Luca 1:26-38. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parole del Papa, certamente il messaggio divino avrà riempito il cuore di Maria di luce e di forza, tuttavia ella si trovò di fronte a una scelta cruciale, dire sì a Dio rischiando tutto compresa la vita, oppure declinare l'invito e andare avanti con il suo cammino ordinario. Che cosa fa? Risponde così, avvenga per me secondo la tua parola. Avvenga, ma nella lingua in cui è scritto il Vangelo non è semplicemente non si faccia. No, un si faccia. L'espressione verbale indica...